E passerei a canzone. Ma Presidente, siamo noi intanto che la ringraziamo di vero cuore per aver voluto che la presentazione di questa settima edizione del Festival del Letteratura di Viaggio si tenesse qui, in questa sede. L'affluenza numerosa, vi ringrazio veramente di cuore, è la prima grande consolazione del lavoro che abbiamo compiuto durante tutto l'anno in preparazione del Festival. Dicevo, siete numerosissimi, questo ci consola e ci dà ulteriore entusiasmo. Siamo alla settima edizione. Quando 8 anni fa abbiamo iniziato questa avventura, mai pensavamo di raggiungere questo traguardo. Un traguardo che quest'anno si colora di una dimensione per me personalmente, ma credo per tutti coloro che sono impegnati nell'impresa, si colora in maniera particolare perché siamo a pieno titolo nel manifesto delle iniziative dell'estate romana, anzi, se non sbaglio, siamo l'iniziativa che conclude l'estate romana, e questo ha un suo significato perché avremo modo, attraverso i numerosissimi incontri che sono in programma e che poi vi verranno illustrati in maniera non dico dettagliata ma insomma esauriente, sarà un'occasione appunto per sottolineare la valenza culturale di questa città, come la cultura sia il motore di questa città, come non possiamo rinunciare a fare cultura anche nel contesto di difficoltà in cui il paese e la sua capitale vivono. Io ho difficoltà sinceramente a dover e a essere in grado di citare tutti coloro che ci hanno sostenuto. Una citazione però la ritengo doverosa perché ci ha consentito concretamente di, assieme al Comune di Roma, di poter prendere l'ideale largo che oggi siamo qui a battezzare, cioè la Fondazione Roma Terzo Settore. Non so se è presente qualcuno della Fondazione Roma, aveva promesso di essere presente il segretario generale, non è presente, ma ci tengo a ringraziare la Fondazione per il suo sostegno. E in particolare poi vorrei così sottolineare una circostanza che si è rapidamente concretizzata appena ho avuto modo di accennarlo, cioè quella che in questo festival è ben presente la società Dante Alighieri. È tra i nostri grandissimi ospiti il suo segretario generale Alessandro Masi, perché nell'ambito della programmazione sono previsti alcuni momenti in cui, attraverso Dante e attraverso la commedia, faremo un viaggio ideale in Italia. Dicevo, questa situazione è una situazione di particolare gradevolezza, che oltretutto ci rimette in contatto con il nostro fiume. Questi muraglioni purtroppo hanno separato la città dal Tevere. Queste sono occasioni per far riscoprire ai romani che hanno un fiume ricco di natura, di storia, un luogo di particolare fascino, come appunto stiamo insieme constatando. Il CNR
ci ha consentito di allestire una mostra di ricostruzione virtuale, quindi di un viaggio lungo l'intera valle del Tevere, dalle sorgenti fino alla foce. È una ricostruzione virtuale di uno spessore tecnologico molto molto elevato. Potremo viaggiare sott'acqua, potremo viaggiare a volo d'uccello, potremo viaggiare lungo la riva destra e la riva sinistra, e questo viaggio sarà idealmente avviato dalla proiezione, è un omaggio che abbiamo voluto fare, di un documentario che porta la firma di Carlo Lizzani, Flumen, che apriva una serie di documentari sulla città di Roma. È stata annunciata, e anche di questo voglio darne qui contezza, la presenza del sindaco Marino quando verrà inaugurata la mostra dedicata a ad Alberto Moravia. La stanza di Alberto abbiamo ricostruito con gli oggetti veri, reali di Alberto Moravia, il suo studio. Questo l'abbiamo fatto nel luogo principale dove si terrà la serie degli eventi in programma, cioè a Villa Celimontana, all'interno della palazzina, ma e in questo devo dire che l'input che ci ha dato direzione, l'assessorato alla cultura, è stato fondamentale. Il festival avrà il focus principale, il focus localizzativo, diciamo così, principale a Villa Celimontana, ma avrà anche una serie di eventi a circuito che vedranno coinvolte molte altre situazioni della città di Roma e anche al di fuori della città di Roma, come nel caso di Formello, dove nell'ambito di una iniziativa di quella cittadina, Osteria Diffusa, avremo modo di discutere di viaggio, visto che Formello è lungo la Francigena, cioè l'itinerario ideale attorno al quale è stata costruita l'identità europea. Così come mi è stato ricordato, a citare il sostegno importante di due regioni, la nostra regione, la regione Lazio, che attraverso l'Agenzia Regionale del Turismo e il suo direttore Bastianelli ha sostenuto il festival, e ci saranno iniziative legate proprio all'azione di promozione turistica della regione Lazio, iniziative, eventi, momenti del festival, e la regione Sardegna, che parimenti costituisce un focus di attenzione specifica. I suggerimenti continuano a fioccare. L'ultimo, ma poi sarai tu a coprire, l'ultimo riguarda una splendida mostra che insieme al Museo Pigolini, che tutti voi conoscete, quella realtà museale che è all'Eur e che copre la dimensione etno-antropologica, insieme al Museo Pigolini abbiamo allestito e verrà inaugurata nell'ambito del festival una mostra sull'Eritrea, questa realtà geografica così importante, non possiamo non dire così importante, per le vicende che vedono disseminato di morte il Mare Nostrum, con il quale territorio, con la quale realtà geografica abbiamo avuto un tratto di storia comune, ma che è straordinariamente importante per la dimensione scientifica che quei
che quello spazio africano riveste, così come ci ha dimostrato gli scavi paleoarcheologici che conduce lo stesso Museo Pigorini, con risultati di straordinaria importanza per il progresso delle conoscenze.